programmate sul campo di Darwin. Batteria che vede, come detto, la partecipazione di 4 atleti, la filosofia di Antonio Viola, che si ritorna con due giri. Vai Sofio, via! Che verranno coperti con due giri completi della pista Filmerate, più con la porzione di percorso che è stata guadagnata alla partenza. Siamo già al passaggio dell'ultimo giro, quello della campana, tanto a guidare questa prima batteria sono le atlete che si ritorna. Vai Sofì! 92 che è stata affiancata e sopravanzata proprio in queste battute da Valentino Sofia della rotellistica Rosera di Merate. Siamo agli ultimi metri prima del traguardo di Colarino in questo istante che fissa i cronometri per un tempo di capito di 54 e 89. 54. Preso via anche la prova per la batteria numero 2 sul percorso Carretto di Oliva con Paolini e Smaltone, passaggio per ora il giro termine da poco superato. Fatto che Tirediana sta affrontando la curva che proietterà tutte e quante le concorrenti sul rettilineo al passaggio dell'ultimo giro. Prende tutto lo spiro della campana che arriva con una puntualità, ultimo giro da coppia e tutta velocità con tutte queste prove che si sono ripartite nel tempo a fare da padrone, quindi sono i 36 migliori rilevati su tutte le batterie che avranno diritto ad accedere in forma diretta alla fase finale della gara. Siamo già in curva, l'ultimo tratto e poi l'arrivo, e anche in questo caso sarà la nostra pregola a segnare il tempo indicativo di riferimento che risulta essere di 55 e 34 per la batteria numero 2. Parte adesso con regolarità la terza batteria, chiaramente il traguardo è vedere a termine, tra Paolo e Briotti, cori incarinati e pilota sulla terza volta. Le correnti che stanno transitando in questo istante in curva per il superamento del passaggio dell'ultimo giro. Tutte conclusive anche per questa gara veloce, per questa gara sprint, la cui distanza, lo ricordiamo ancora, è fissata sui 500 metri, addirittura d'arrivo ed è sul traguardo per questi atleti, 53 e 17, e il tempo di riferimento che viene registrato. Ma no, ma sto scherzando qui. No, gli ho detto a sua madre. Qua devi dirlo, figliolo. Fammi secondo me. Bene, questa volta la partenza per i concorrenti in gara. Ma certo, perché ma che è quello che dico io, capito? Cioè, se tu hai. Se tu. Guarda, forse è importante, cioè. Però, tu puoi cambiare società quante cazzo volte vuoi secondo me. Per queste atlete a pochi metri il passaggio sul traguardo dell'ultimo giro sottolineato dallo squillo della campana, ultimo giro per loro prima di tagliare il traguardo e chiudere la loro prova. Vado appunto all'altro, quello che non giocava, quello che non capisco, la voglio fare gli italiani, bravo, sicuro, figa, la voglio. Siamo ormai nel corso d'arrivo, ancora la batteria numero 4, il traguardo viene tagliato in questo istante, il tempo di riferimento per ore di 55 e 09. In questo istante la prova anche per i concorrenti dell'ultima batteria in programma di incontro di Aerobecchia e Dolci, le concorrenti in gara, le quattro atlete che chiudono questa prima gara del pomeriggio, stanno avviandosi a superare il passaggio dell'ultimo giro e poi adesso alla campana.
l'importanza del tempo, la ribadiamo ancora, fondamentale, perché sono solo i primi sei migliori a superare il turno e ad approdare in forma diretta e matematica alla fase finale della gara. Siamo agli ultimi metri prima del traguardo, consentiamo anche a questi atleti di chiudere la prova 55-75. E il tempo di riferimento che ci viene consegnato. Prova che parte in questo momento per le sei atlete, sei concorrenti che hanno guadagnato la possibilità di disputare questa gara. Vai Sofì! Dai! Siamo all'ingresso della curva per la stagione di Capri, ancora sestetto compatto allo spino della campana, quindi grande equilibrio nello svolgimento di questa gara e la quinta del Cassano a premiare. Vai Sofì, vai, vai! Concorrenti, va bene, andremo a entrare in curva per l'ultimo tratto di percorso, siamo alla volata finale, siamo alla fase conclusiva, lo sprint, la volata e arriva sul traguardo che chiude. Brava, brava, brava Sofì! Finale in programma.